Buongiorno a tutti, io sono Moreno Razzoli, qualcuno di voi probabilmente mi conosce da YouTube come Morro Linux e oggi volevo parlarvi dei 5 errori da non fare passando a Linux, più uno in realtà, c'è un piccolo speciale perché altrimenti sarebbe stato un video riciclato da YouTube. Chi sono io per dirlo? Ha solo qualcuno che questi errori li ha già fatti e se ne ricorda qualche. In realtà, a proposito di ricordi, mi avete fatto venire in mente, mentre preparavo questa presentazione, un flashback. Io dico sempre che ho provato Linux la prima volta nel 2008, perché ricordo bene Ubuntu 8.4. In realtà è solo stata la meno traumatica che ho usato. In realtà, il mio primo contatto con Linux è stato nel 2006, dovrebbe essere, grazie ad una love story. Nella mia testa era una love story, ok? Quindi ero a casa di questa mia amica e il suo papà mi dà in mano questo CD di una famosa rivista informatica dei tempi. Era una cosa simile a questa. Non ho trovato l'immagine esatta. Me lo dà in mano, mi fa: "Guarda, qua sopra pare che ci sia un sistema operativo. Guardaci, io non ho capito come funziona." Ora io, per dare un po' di contesto, avevo ricevuto il mio primo PC circa in quinta elementare, mi ero innamorato dei PC dalla quinta elementare, quindi potete immaginare quanto fossi entusiasta per una roba del genere. Corro a casa, senza salutare, trovo questa roba, seguo le istruzioni, dice riavvia il computer, così riavvio e parte questo. Rimango scioccato perché la prima reazione è stata: come fa un intero sistema operativo a partire da un CD-ROM? Per me era una rivoluzione. Così lo provo, bello, ci sono le finestre, hanno tre pulsanti sulla barra del titolo, anche queste, ci sono alcuni concetti familiari. Peccato, che al di là di Firefox non conoscessi nessun'altra applicazione e in generale non capivo come si installassero nuovi software. Cioè io andavo su Google e cercavo WinRAR, WinZip per Linux. Bene. Qualche volta trovavo qualche software simile, capivo che faceva circa la stessa funzione, trovavo il deb da scaricare da qualche sito e lo cliccavo e non succedeva niente, perché in quegli anni non è che. Quindi insomma, mettiamo un po' questo, mettiamo il fatto che la grafica di Ubuntu in quegli anni era un po' gommosa. Pensavo di usare un sistema operativo giocattolo. Ho detto: sì, vabbè, ma questo qua è il sistema operativo della rivista di informatica, c'è cioè una roba così piccolina di nicchia. Cosa stavo sbagliando? Secondo voi? Bravo! Primo punto, lo stavo cercando di usare come Windows, stavo applicando conoscenze e preconcetti appresi su altri sistemi operativi come se questo fosse solo una brutta copia. Cioè, non avevo neanche, non mi era neanche passata per la testa che ci fossero dei software, un intero ecosistema di software diversi che fanno le stesse cose con dei nomi diversi. Cioè, no, io cercavo di usarlo alla Windows. E quindi mi stavo rovinando l'esperienza, palesemente. Anzi, una delle prime cose che ho installato quando ho capito come si installavano i software fu Wine. Genio, no? Quello di cui non mi rendevo conto erano due cose. La prima l'ho capita abbastanza presto, e la seconda ci è voluto un po' più di tempo. Non è solo una questione di software completamente diversi. C'è un'altra grande differenza ed è la licenza. Su Linux la maggior parte dei software che troviamo, che possiamo installare, è completamente free e open source. Questo non significa soltanto che non devo pagare una licenza, non devo comprare la licenza di WinRAR, che non succede niente se non la comprate, probabilmente a questo punto ve ne sarete accorti. Per molti altri software non è la stessa cosa, ma non è questo il punto. Significa che qualunque software, con le giuste competenze, posso studiare come funziona, ipoteticamente migliorarlo e redistribuirlo, redistribuire questa versione migliorata a beneficio di tutti. E
E questa è una cosa potentissima, perché c'è un aspetto che viene spesso trascurato nell'ambito business, è quello che in termini tecnici si chiama dog fooding. Ovvero, tante volte, tanto spesso capita che lo sviluppatore del software non è anche un utente di quel software. Mettiamo a caso che io sia in azienda, sia un programmatore presso Microsoft, e mi chiedono: scrivi un software di appunti a mano libera, tipo questo qua, no? Faccio una cosa del genere, ti abbozzo, ok, guarda, poi la gente si disegna le biciclette, quindi questa cosa è per designer, ma per designer ci sono altri strumenti. Ma però anche volendo, oppure, boh, è appunti a mano libera, quindi sarà per studenti universitari, boh. Alla fine chi sono io? Non sono nessuno per dire quali parti di questo software, quali sono le funzionalità e i punti di forza e di debolezza del mio software. Sto sviluppando una cosa che non uso, quindi posso soltanto chiedere a terzi, posso soltanto fare ricerche di mercato, parlare con esperti, professionisti. Sicuramente questo è una cosa che chi può farlo lo fa, con qualche buon risultato, ma non è banale. C'è un step di comunicazione in più. Se l'utente che usa il software avesse potere decisionale sulle funzionalità, potesse dire direttamente, potesse comunicare direttamente con la catena di sviluppo o essere lui stesso la catena di sviluppo, potrebbe dire: questa cosa mi sta frustrando, adesso la cambiamo. Questa è un po' la filosofia. Non ti piace com'è? Fattelo da solo. Suona duro così, eh? Ecco, vi racconto un'altra storia. Comunque, questo per la cronaca è OneNote. Chi ha mai usato OneNote per alzata di mano? Ok, per tutti gli altri, comunque, lo dico. È un software per prendere appunti a mano libera, non solo, ma diciamo fa particolarmente bene questo, e ha una funzionalità OneNote molto interessante e permette di registrare una traccia audio durante la lezione. Quindi io mentre prendo appunti a mano libera, registro questa traccia audio e poi riascolto, e in fase di studio, se per caso qualcosa non ero riuscito a prenderlo, lo riascolto e recupero, cliccando semplicemente sul tratto che stavo facendo a mano libera. Ah, tipo questa frase a scritta a mano libera l'ho lasciata a metà, clicchiamo, sentiamo cosa dice il docente, la finisco di scrivere. Potentissimo. Questo è quello che io ho chiamato appunti riascoltabili. Sicuramente loro avevano un altro nome. Comunque, al primo anno di università mi sono fissato che dovevo fare così. Cioè, mi sono fissato che io dovevo prendere appunti col tablet. Quindi compro un Surface di seconda mano e comincio con questa cosa qui. Problema. Sembrava di scrivere a calamaio. Perché, non so perché, ma avevano deciso che non si poteva disabilitare la sensibilità alla pressione. Io avevo il polso parecchio pesante. Quindi mi frustrava questa cosa, non riuscivo a scrivere come tutte le persone normali, scrivevo che sembrava tutto poccioso a calamaio. Seconda cosa, non da meno, è che io nella fase di studio apprezzavo, diciamo, studiare su tutti i dispositivi, non su uno soltanto, mi piaceva avere anche il cartaceo potenzialmente, e l'impaginazione veniva difficile perché questo software qui, durante la fase di prendere appunti, ha una tela infinita. Comodissimo, comodissimo peraltro, perché non ti devi preoccupare dell'impaginazione mentre prendi appunti, sei di fretta, no? Però dopo aver preso appunti è uno schifo, vengono delle pagine deformi, provate a stamparle. Ci vuole molto rigore mentale per stare dentro le margini di pagina, anche perché non si vedevano, quindi non so se questa cosa l'abbiano migliorata nel frattempo. Così, assieme al fatto che partivano gli aggiornamenti automatici o altri task in background durante la lezione, surriscaldandomi il tablet e le ventole coprivano il rumore con i rumori microfoni, ho pensato che tutto sommato ci ho installato Linux, non ho resistito. Ora il problema era come li prendo gli appunti. Benvenuti, questo è, vi presento XORNAPPP, un'alternativa free and open source con impostazioni ragionevole e margini di pagina. E mancava la funzionalità degli appunti riascoltabili.
Così io ai tempi ero uno studente, ma non uno studente qualsiasi, uno studente di informatica. E quindi ho detto, perché no? E questa funzionalità me la sono implementata io, che è quel pallino là, rosso, di fianco a Sans Regular che vedete lì. È stata una enorme soddisfazione e il punto cruciale è che per quanto avessi ormai ben chiaro il pre-open source, modifichi la cosa, l'avevo letteralmente appena fatto, lo stavo tenendo tutto per me. Ok? Cioè, io non avevo neanche considerato l'ipotesi che questa roba potesse interessare qualcuno. Così l'autore di Olive. Scusate, di Olive, è l'autore di Xornal più più, nota il mio branch, e mi chiede: emergiamo queste cose? Te le metto dentro al progetto? Io ho detto: ma no, dai, ho scritto un paio di. Cioè, cos'è? Non è niente. No, no, dai, lo facciamo, lo facciamo. E questa cosa adesso è disponibile per tutti. Questo è il potere dell'open source. Cambiamo prospettiva per un momento. Parliamo sempre di parco software, quando dicevo che è totalmente differente. Quello sopra lo conoscete tutti, lo conoscono anche i Sassi, un software di terze parti, Rockstar, degli archivi su Windows, chi è che non ha mai usato WinRAR? Io non so neanche peraltro se WinRAR sia scaricabile soltanto dal sito o l'abbiano messo nello store di Microsoft. No, sempre dal sito, sempre dal sito. Niente, ogni volta chiede ancora, immagino, di pagarlo. Quello sotto è Arc, proprio il nome più generico e anonimo possibile, ed è un gestore di archivi, fa le stesse cose, integrato in KDE Plasma, l'ambiente desktop. Notate qualche differenza tra questi due software? Così anche per alzata di mano, qualsiasi differenza, proprio anche le cose banali. Prego. La GUI? Che differenza c'è nella GUI? Look and feel, colore, opzioni, layout. Come mai, secondo voi? Questo è difficile. Questo è sul filosofico. Vai. 1 uguale alla grafica di KDE perché si uniforma allo stile grafico dell'ambiente desktop con cui è distribuito. Perché uno è parte di una suite, l'altro è un componente frammentato che ti vai a scaricare da un sito di terze parti. Inoltre, c'è anche un'altra ragione per cui in un caso la grafica è tenuta molto più anonima e nell'altra è sbrilluccicosa. Questi qua, Arc e via dicendo, sono degli strumenti, sono dei semplici strumenti, non sono delle rockstar del campo software. Nascono con una filosofia ben diversa, è la filosofia di svolgere un compito, farlo al meglio possibile, uno e uno soltanto, non di convincere l'utente ad acquistare qualcosa, non di riflettere il brand dell'azienda che lo sviluppa. E quando queste cose vanno a uniformarsi in un'intera suite, otteniamo cose tipo la suite di applicazioni di KDE Plasma, che sono più di 200 applicazioni ormai, and counting, che non necessariamente trovate tutte preinstallate, alcune magari le potete installare in un secondo momento, ma seguono tutte la stessa filosofia, stessi principi, lo stesso stile grafico, eccetera, eccetera, ma soprattutto sono tutte free, open source, liberamente accessibili, disponibili, fanno una cosa e una soltanto, niente di più e niente di meno di quello che vi aspettate. Ora, come dicevo, non uso Windows da un po' di tempo, almeno non in maniera particolarmente interessante, quindi vorrei che questo talk fosse un po' uno scambio, vorrei uscire da quella porta sapendo un paio di cose in più di quando sono entrato, se possibile. Quindi facciamo un gioco. Quante di queste applicazioni che vedete qui, secondo voi, su Windows sarebbero applicazioni di terze parti? Vi lascio ragionare un attimo, poi vogliamo tirare dei numeri. Tutte, questa audace. 13, la metà,
La verità è che non l'ho calcolato neanch'io, quindi non c'è una risposta esatta. Però ho fatto un paio di tentativi. Document Viewer, che mi risulti al limite su Windows si apre nel browser, giusto? Perché è Chrome mascherato da Edge. No, è... Boh, come volete. Non so, si può annotare un PDF su Edge? Ok, no, quindi questa è un'applicazione di terze parti. Non lo so, è chiedo. I form, ma se voglio mettere qualunque annotazione su Edge si può. Ok, io qui avevo messo, ma per ignoranza mia, avevo messo Acrobat Reader perché di solito. Però diciamo che puoi fare nel browser un po'. È un modo per. Però il browser. Vabbè, ok. Poi abbiamo Krita. Ci sta, ci sta. Krita, non sono sicuro che, vabbè, siate buoni, ho messo Photoshop, non è proprio la stessa cosa. Arc, l'abbiamo già parlato. Ah sì, KDE Connect è praticamente un tool che vi permette di sincronizzare le notifiche del dispositivo mobile con quelle del fisso, condividere la clipboard, una serie di integrazioni. Non so su Windows se ci sia qualcosa simile. Buono, buono, quindi questo è built-in. FileLight era per le statistiche di utilizzo disco. Qua siamo su WindirStat, direi. Ok, System Cleaner, ci sono qualche dubbio su questo? No, no. Direi di no. Il rigello schermo, qualcuno. Non credo che sia integrato il rigello schermo. Non so neanche un'applicazione. Ok, per il torrent. Non è integrato niente, figurati se Windows ti mette. Ok, più o meno. Ah, ecco, questa è bella, questa è bella. Scansioni su Windows, l'ultima volta che. Poi magari non sapevo fare io. L'ultima volta che ho guardato dovevi installare software della stampante, poi facevi tramite quello. Per caso negli ultimi anni hanno introdotto un dialog su Windows che qualunque modello di stampante o scanner tu abbia puoi scansionare. C'è un utility generica da... Buono, buono, buono. Comunque questo discorso qua che ho fatto sulla suite di applicazioni, quante ne sono venute fuori? Su 20 sono venute, sì, no, meno della metà, dai, direi 2, 3, 4, 5, 6, 7, boh. L'altra cosa è lo store. Windows ci sta provando, questo è apprezzabile. Credo, e anche qui mi piacerebbe se mi smentite, che la maggior parte dei software si installino ancora da sito ufficiale dello sviluppatore. Ok. Su Linux questa cosa si fa dall'alba dei tempi tramite un gestore pacchetti e più recentemente ci sono anche questi front-end grafici, questo, tipo che simulano uno store. Questo ha diversi vantaggi in realtà. Uno tra questi, forse il principale, è quello che installi cose da una fonte fidata. Nel senso non devi andare sul motore di ricerca, rischiare di finire sul sito sbagliato e installare tramite un installer che ti installa anche altre cose, o peggio. In più c'è un'altra cosa, anche per gli utenti più smaliziati, che qua ci si fa poco, ogni installer ha il suo programma di aggiornamento, mi pare. C'è un modo per aggiornare Windows assieme alle sue applicazioni? Hanno introdotto quel... No, terze parti, dico. Winget è il package manager che hanno introdotto, se riesci a installare quei software. Esatto, perché il concetto è quello, se installi i software tramite un gestore pacchetti, poi li aggiorni tutti con un clic. Li installi tutti in batch, li puoi aggiornare tutti quanti in batch. Qui siamo un po' agli opposti. Su Windows questa cosa è vera per alcuni software, su Linux questa cosa è vera per tutti i software tranne alcuni. Ecco, e poi per il discorso adozione di software libero e passaggio a Linux. Questo è un suggerimento che mi sento di darvi. In generale, il software libero è distribuito multipiattaforma, mentre non si può sempre dire lo stesso per il software proprietario. Ora, Microsoft Office, direi che OnlyOffice o LibreOffice non sono lo stesso livello di esperienza utente, ma per il 90% della gente potrebbero andare bene. Photoshop può essere sostituito lascamente da Krita o GIMP. Io non sono un fotografo, per quanto mi possa rendere conto che Photoshop sia su un altro livello, le copertine dei miei video le faccio da 10 anni con GIMP. Non è vero che le faccio da 10 anni perché prima me le faceva Ricky. Un applauso per Ricky. Però da quando ho imparato a usare GIMP, insomma, dai,
si fa avanti lo stesso, Illustrator con Inkscape, e questo ovviamente pone una parentesi sulla disponibilità di software commerciale su Linux. Generalmente non ce ne sono molti, però questo è un discorso più usato come retorica, secondo me, come argomento, perché bisognerebbe chiedersi, questa è una domanda aperta, non voglio dare un'opinione definitiva su questo, se nella maggior parte dei casi abbiamo veramente bisogno del software commerciale e professionale per svolgere un compito. Vi garantisco che nel mio caso la risposta è no. Ecco, l'ultimo punto per questo primo punto era ostinarsi a non usare il terminale. Il problema è che il terminale è questo sconosciuto che non sai cosa scriverci dentro, al limite ti sputa dietro command not found, syntax error, cose. Però vi permette di sbloccare il completo potenziale della macchina che avete sotto, l'intero potenziale del sistema operativo, veramente. E accedere a parti segrete che normalmente vi sognereste. Oppure accedere a parti segrete che in realtà su Linux non c'è un'utility grafica per tutto. Quindi diciamo che non imparare a usare il terminale vi complicherà la vita più di quanto ve la semplifica. C'è una curva di apprendimento come in tutte le cose, ma non fatevi scoraggiare perché via via diventa sempre più semplice. Non è nulla di difficile, in realtà è più una questione di abitudine. Garantito, garantito. Vi faccio un esempio per il discorso delle potenzialità del terminale, visto che avrei dovuto seguire una scaletta che poi non ho seguito perché sto parlando a braccio, era il punto di poter automatizzare le operazioni con il terminale, perché vi permette di automatizzare tutte quelle operazioni monotone, noiose e ripetitive che vi prenderebbero soltanto tempo. Ad esempio, ogni volta che io registro un video, devo convertire tutti i media in un formato che sia editing friendly, cioè che si presti bene a essere importato dentro un video editor per essere lavorato. Questa cosa io la potrei fare alla Windows maniera o alla Linux maniera con un'interfaccia grafica, questo è Handbrake per Linux, aprendo questo software grafico, selezionando manualmente tutti i video che mi interessano, impostando i parametri, codec ogni volta che faccio un video e poi lanciando Converti. Non è una grandissima sbatti, però mi è capitato le prime volte quando facevo così, ma avevo dimenticato di impostare questo parametro, devo rilanciare l'intero batch, perché avevo dimenticato di mettere il frame rate come lo volevo io, o qualsiasi altra cosa, veramente. Quindi ho speso 30 secondi, dai, facciamo un po' di più, 5 minuti, per scrivere questo scrittino, semplice, semplice, che converte tutti i video della cartella corrente sempre nello stesso formato. Adesso ogni volta che faccio un video, appena finisco di premere REC, scrivo convert.sh, do invio. Fatto. Cosa c'è scritto? Cos'è sto schifo? È arabo ormai? No, ci si arriva pian piano. In realtà sono due righe. E quella è la parte centrale, ffmpeg, che semplicemente è la parte da riga di comando di quello che altrimenti utilizzereste tramite interfaccia grafica nell'applicazione di fianco. Ognuno ha delle necessità che sono molto specifiche e molto personalizzate, ed è per questo che un programma grafico difficilmente riuscirà a farvi automatizzare in maniera efficace tutte le vostre esigenze. Questo è un caso mio in cui molti potrebbero non rivedersi, ma è facile se vi sforzate immaginarvi un caso in cui voi avete una serie di passaggi da fare in maniera ripetitiva e quanto non sarebbe bello poterle automatizzare. Ricordate che la maggior parte, no, io direi tutte le cose che puoi fare su Linux in maniera grafica, le puoi fare anche da riga di comando, quindi c'è del potere di automatizzazione. Questo è grave. Errore che hanno fatto tutti, ho fatto anche io, è assumere che visto che su Linux, su Windows, qualsiasi cosa funziona, perché non dovrebbe andare anche su Linux, no? Compro il computer nuovo e tanto Linux gira anche sui sassi. Che poi è vero, cioè Linux può girare su dispositivi estremamente constrained, tipo IoT, Raspberry Pi, robe grandi come una scheda elettronica, e può girare su dei supercomputer, tirar fuori il meglio da entrambi, ma perché è così difficile far funzionare la mia chiavetta Wi-Fi? Perché non funziona la stampante? Perché? Perché? Perché questo grafico. Questo è il market share dei sistemi operativi desktop nel corso degli anni. Qua vabbè, ho preso solo dal 2021 al 2022, tranquilli che non cambiava molto negli anni precedenti. Linux è poco meno del 3%. È quella linea in basso, vicino.
all'asse X. Quindi diciamo che per la maggior parte dei produttori hardware potrebbe non esserci nessun interesse economico nell'impiegare tempo per sviluppare un driver per Linux per la loro periferica, quando tanto il 97% al netto dei Mac utilizzerà quella periferica su Windows. Quindi perché dovresti, no? Dal punto di vista economico questa cosa nella maggior parte dei casi conta. Ed è per questo che nella fascia desktop, non essendo così popolare Linux, ha anche un supporto delle periferiche talvolta dubbioso. Allora, in realtà questa cosa è molto migliorata nel corso degli anni, sicuramente è migliorata da quando lo uso io e da quando ho iniziato, ed è migliorata da ancora prima che lo iniziassi ad usare. La verità è che la community Linux ormai è talmente grande che molte volte, nonostante tutto, grazie agli sforzi della community, una periferica viene fatta funzionare comunque. C'è qualcuno che si prende. Pensate a sta cosa: c'è qualcuno che ha sta periferica, ama Linux, si prende la briga di scrivere un driver kernel per Linux, per la sua periferica, e poi dice: guardate, questo è per tutti. Ecco, adesso tutti quelli che hanno sta roba possono utilizzarlo. Senso di comunità pazzesco. Senza chiederti un centesimo, perché l'ho fatto per. Mi serviva a me, quindi. Però direi che sia fondamentale controllare la compatibilità con Linux prima di acquistare qualsiasi nuovo hardware, visto questo grafico. Ecco, generalmente dico cose banali ma doverose, basta cercare il modello esatto dell'hardware che abbiamo adocchiato accanto alla parola chiave Linux, farci un'idea, scartabellare i forum, oppure nelle recensioni prodotto dei vari portali, cerchi Linux, se qualche Linuxaro. A me piace dirgli un Xiaomi. Ha avuto in mano questa periferica, l'ha testata, vi dirà su Linux non funziona, su Linux funziona e come funziona. E poi c'è l'asso nella manica. Questo l'avrei voluto conoscere prima. Linuxhardware.com vi permette di cercare per modello esatto, part number, produttore, eccetera, 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 tra migliaia di configurazioni hardware. E vi elenca cosa funziona, cosa non funziona, come funziona, su quale distribuzione. Vediamo meglio tra un attimo. Se si tratta di un hardware che avete già acquistato e decidete postumi, ah, voglio installare Linux, ad esempio un PC fisso, portatile, quello che volete, provatelo prima di installare. Cioè, quando create la chiavetta arrivabile con Linux, no? C'è un motivo se quello arriva un live CD. C'è motivo se parte una live di un sistema operativo completamente utilizzabile, perché abbiate l'opportunità di testare che ogni periferica che avete funzioni, prima di premere installa e poi pentirvene dopo, perché vi accorgete che, ah, ma non va la scheda audio. Poi, già che siete qua, potete fare una cosa fighissima, ed è lanciare questa utility apposta, che fa un check completo, e genera un report di compatibilità di ogni singola periferica enumerata all'interno del vostro computer. Questo è fighissimo perché vi risparmia un sacco di tempo. Adesso vi faccio vedere il report generato. È questo qui. Ovviamente solo i primi dispositivi, c'erano 109 dispositivi perché era mio PC fisso, quindi sono tutti sistemi, sottosistemi, periferiche interne e esterne. Però per ogni riga troviamo l'hardware, ad esempio avevo la RTX 2070 Super, Decklink Recorder della Blackmagic, una scheda di acquisizione, una scheda audio, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che c'è una colonna stato in cui dice trovata, trovata con una I, funziona. Espandiamo meglio su questa cosa perché possiamo avere tre stati. Works, autoesplicativo, a posto, funziona tutto. Detected, vuol dire che è stato trovato, ma non è ancora stato testato. Questo modello preciso con questo seriale, con questo bla bla bla. Questo è molto frequente sulle GPU, mi sono accorto, perché una 2070 Super Nvidia può essere venduta da MSI, come da Gigabyte, come da mille altri brand, che alla fine è la stessa scheda, cioè funziona con gli stessi driver. Però a livello di database qua non si incrocia perfettamente, quindi dice, ma io non saprei, se tu clicchi su Detected,
Si espande e ti dice: no, no, comunque la famiglia funziona. Guarda, con i driver Nvidia dal 430 punto qualcosa a 460 punto qualcosa. E poi ti dice: guarda, abbiamo 18 persone che hanno testato questa cosa su Gen 2, Arch. Poi vabbè, in realtà non è colpa mia se i primi due sono Arch, ce n'erano altre distribuzioni. E tutti quanti dicono: funziona, funziona, funziona. Quindi in questo caso il detected era positivo, cioè funziona tutto, basta cliccare e l'abbiamo visto. Failed è un pochino più grave, però non è che abbiamo già un piede nella fossa, eh? Dipende, dipende. Failed è generalmente accompagnato qui accanto da un cartellino che dice: ma c'è qualche informazione in più, qua tipo nessun driver è stato trovato o configurato. In realtà se leggi bene c'è scritto che può funzionare installando un driver di terze parti. Questo era il caso del lettore di impronte digitali, che su Linux non funziona quasi mai, però sui ThinkPad qualcheduno funziona. Installando un driver di terze parti. Perché serve un driver di terze parti? Su Linux, questa cosa non abbiamo ancora parlato. Cioè, su Windows, qualunque cosa compro, inserisco il CD, installo, su Linux funziona tutto out of the box, oppure non funziona affatto. Beh, non è proprio così. In realtà, in alcuni casi come questo, non funziona affatto finché non installi il driver di terze parti. Perché non era incluso? Le ragioni possono essere diverse. Tra le principali mi piace menzionare che magari quel driver non è open source, quindi non può essere incluso nella device tree del kernel Linux, oppure gli standard qualitativi, magari un driver in beta o magari qualsiasi altra cosa, per cui non poteva comunque essere incluso e quindi te lo installi separatamente. Però funziona. Altri casi in cui ti dicono: bello, attaccati, non c'è niente. Non me ne sono capitati molti ultimamente. Questa è una buona notizia. Ecco, poi c'era quella lì dei problemi noti. Questa era la scheda audio. Diceva: bah, detected, c'è questa I. La ragione per cui si attiva questa I è che non è il 100% delle distribuzioni che funziona, soltanto alcune. Come mai, se alcune distribuzioni funzionano o no? Allora, tecnicamente il kernel è lo stesso, quindi dovrebbe funzionare su Linux in generale. Però non è che tutte le distribuzioni hanno la stessa versione del kernel. È una versione più aggiornata del kernel, generalmente ha un miglior supporto per hardware che possono essere usciti di recente. Oltre a questo c'è anche semplicemente che magari su quella Ubuntu 21.04 o più probabilmente Manjaro 20, magari c'era un problema di configurazione. Quindi quando l'utente ha eseguito questa roba, ha fallito. Però se funziona su almeno una di queste distribuzioni, si può far funzionare anche sulle altre, in linea di massima. Comunque, come linea guida, dispositivi sfarzosi, feature non standard, queste robe lasciate perdere, nel senso, mouse e tastiera da gaming con i LED RGB programmabili, bellissime per Dio. Nella maggior parte dei casi però software per configurare sta roba te lo danno per Windows, su Linux vatte la pesca. In realtà ci sono anche qua, guardate un po', sempre, si ricade sempre qua, community, sforzi della community, qualcuno nei commenti mi ha detto, del video relativo a questo argomento qua, mi ha detto: ma per molti modelli in realtà c'è un driver sviluppato da community, gente, che permette di configurare certi modelli. Quindi anche in questo caso dipende. Solo cercate super bene prima di fare l'acquisto, perché alcune cose generalmente funzionano, altre no. Tutte le feature non standard, se sì, per la cronaca, mouse RGB al limite funziona come un mouse normale, non è che non funziona proprio il mouse. Tutte le feature non standard, tutte le più non funzionano. Terzo punto, scegliere la distro sbagliata. Non è corretto dire scegliere la distro sbagliata, ma è scegliere la distro nel modo sbagliato. Questa domanda qua, non avete idea di quante volte l'abbia ricevuta. Perché non è difficile in realtà, non è difficile immaginarsi il perché. Voglio dire, se venite dal software proprietario, sarete abituati a pensare che sistema operativo ha quell'interfaccia, un altro sistema operativo ha un'altra interfaccia. Questo è vero per Microsoft, è vero per Apple, è una limitazione imposta per
ragioni anche di marketing, se vuoi, è imposta dalla casa madre, ma su Linux non c'è una casa madre, non ci sono queste limitazioni. Infatti possiamo far somigliare qualsiasi distribuzione a qualsiasi altra distribuzione. Questa per la cronaca è Garuda, con il suo tema di default, ha fatto innamorare innumerevoli persone per questo tema, può piacere o non piacere. Quest'altra è un'altra distribuzione completamente diversa, penso che sia KDE Neon o Kubuntu, proprio tutta l'altra famiglia. Ha lo stesso aspetto perché monta lo stesso tema che si chiama KDE Mars. Tutto qui. KDE Plasma con il tema KDE Mars. Quindi non scegliete una distribuzione in base all'aspetto grafico catchy. Ci sono altri parametri, vediamo un attimo. Anzi, cambiare aspetto alla vostra distribuzione se non vi piace. Provateci, provateci. In alcuni casi si tratta di applicare un tema, in altri casi potete scoprire cose interessanti sulla natura del vostro sistema. È un'ottima occasione didattica, diciamo. Questi sono gli spunti principali che mi piace usare per cosa dovresti valutare quando scegli una distribuzione. Se siete indecisi, usate questa scaletta. Notate community di riferimento al primo posto. Filosofia sulle licenze non è meno importante comunque. Distribuzioni che montano solo software free e open source vi ostacoleranno anziché facilitarvi nell'installazione di driver proprietari. Potrebbe essere un'esperienza non bellissima se siete alle prime armi. Comunque non espando oltre perché questa roba qua io l'ho già discussa in un altro talk un paio d'anni fa. È uscito un talk di 60 minuti, credo non sia il caso. Ok, ci stiamo avvicinando. Non cercare aiuto. Ecco, non funziona, mollo tutto. È facilissimo da fare come ragionamento appena passiamo a Linux. Perché è tutto nuovo e magari non siamo così impegnati che non pensiamo, ok, ma potrei farmi una bella googolata. Cioè, so che sembra banale, ma farsi una bella googolata come si deve può richiedere anche qualche ora. E questa cosa la maggior parte delle persone si scoraggia dopo un paio di ricerche, forse un paio è pure generoso. Tra l'altro non so se sapete quello studio che diceva che su Google alla seconda pagina dei risultati non ci va nessuno. Se non lo sapevate, sapete. A volte sono arrivato anche fino in fondo. La community è la cosa più importante nell'ecosistema Linux e rimarrete sorpresi di quanta gente è disposta ad aiutare il prossimo. Tra l'altro, come ottenere aiuto per problemi legati a Linux e software free open source in generale? Sono banalità, però, wiki, documentazione ufficiale, chat, forum. Ovviamente il forum io lo terrei per ultimo, non nel senso di cercare sul forum, tanto ci arrivate comunque dal motore di ricerca, ma nel caso di fare domande. Perché? Perché in tutti questi anni non ricordo quando ho fatto l'ultima domanda su un forum. Non perché sono un mostro. No, no. Perché so usare Google e sono sempre arrivato a qualcuno che aveva avuto il problema prima di me e l'aveva già risolto. Però è fondamentale, se ponete una domanda, che la poniate in maniera intelligente. Questa cosa sembra banale. Non lo è. La gente a cui fate la domanda non sa che sistema state usando, con quali versioni di ogni cosa, tutte le varie cose rilevanti, non sa che cosa avete provato prima di adesso per risolvere il problema e quali risultati avete ottenuto. Quindi potrebbero proporvi di fare delle prove che avete già fatto. Voi dovete di nuovo dire: no, questa cosa l'ho già fatta, mi dà questi risultati. Dite tutto subito. Fate una domanda intelligente. Includete tutti e solo i dettagli necessari a capire qual è il problema, cosa avete provato e con quali risultati. Tutte le carte sul tavolo da subito. Vedrete che rispondono in un attimo. Ecco, e poi c'è gettare la spugna troppo facilmente, perché se venite dal software proprietario, questa è più un'opinione mia, ma poi magari mi smentite, ci sono generalmente due risposte. Questa cosa si può fare o non si può fare? Non è che c'è tanto. Oppure questa cosa funziona o non funziona? È uno o zero. Nel mondo free e open source, questa cosa non è sempre, non è una linea così definita. Ci
Ci sono almeno 50 sfumature di funziona, 50 di non funziona, altrettante di si può fare e non si può fare. Garantito. Perciò non arrendetevi al primo problema, non accontentatevi della prima risposta che ricevete e non arrendetevi al primo no. Perché in questi casi è proprio la determinazione che fa la differenza. Ok, il più uno con cui voglio lasciarvi oggi è più che altro uno spunto di riflessione. Linux, che vi piaccia o no, è un sistema operativo tecnico. Sarà mai come Windows, non vuole essere come Windows, neanche come macOS, però è il sistema operativo più usato al mondo, al di fuori dell'ambito desktop. E se incontrare problemi, anziché una seccatura, fosse un'ottima occasione. Se fosse un bonus, pensiamo a questa cosa: dopotutto, ogni volta che incontro un problema, ho un'occasione unica per fare un po' di palestra di troubleshooting, per conoscere a fondo un nuovo aspetto del mio sistema che ho imparato che esiste solo perché si è rotto. Pensateci, nessuno si installa Linux da zero. Impari che una cosa esiste solo quando si rompe. Oh, non funziona lo stack del Bluetooth. Come funziona lo stack del Bluetooth? Oh, non funziona questo dispositivo. Come funziona? Siete costretti a indagare. Quindi tutta questa conoscenza, in alcuni casi, può diventare spendibile, se non la skill in sé del problem solving. In alcuni casi, perché no, si può anche imparare un mestiere. Grazie a tutti. Naturalmente ci sono domande. Quindi si installa Zorin OS, vai! Altre domande? Anche selvagge? Non troppo. Asahi, bellissimo, bellissimo, grazie per aver chiesto. Asahi, è il progetto per portare Linux su Apple Silicon M1. Che, dati le performance energetiche di quel chip, è tanta roba, direi. Quindi a qualcuno potrebbe dire: oh, cosa ti installi a fare Linux se ti sei preso un Mac? Ma trovami un PC con un M1 e facciamo. Ora, il problema di Asahi è che devono re-ingegnerizzare, reverse ingegnerizzare tutti i driver. Apple non è che si oppone alla cosa, anzi ha un bootloader aperto, non hanno chiuso niente. Supportano nativamente il boot di più sistemi operativi e il progetto Asahi sfrutta proprio questa funzionalità per fare il boot di Linux di sopra. Il problema è che Apple non ti aiuta neanche con la documentazione o figuriamoci sviluppare parti di codice kernel. Quindi c'è un team di Hector Martin, che sarebbe il capo progetto, poi ci sono Alissa, Rose, non ci provo a pronunciarlo, ha un cognome un po' strano, svizzero, tedesco, non saprei, che stanno facendo un ottimo lavoro di reverse engineering di tutto quello che concerne i driver. In particolare, uno dei più grandi limiti per adesso era la mancanza di un driver GPU, che era la cosa che era emersa anche nel mio video sulla review di Asahi Linux. Buonissime notizie, perché il driver GPU è stato reverse engineerizzato e funziona! Sì, non è ancora disponibile per tutti perché sono ancora nella fase di bug fixing, ci sono un paio di comportamenti un po' strani ancora da sistemare, ma direi che entro fine anno dovremo vedere un aggiornamento dal team di Asahi, quindi tutti quelli che installano o hanno installato e fanno un aggiornamento dovrebbero avere l'accelerazione GPU funzionante su un M1. A quel punto la scheda audio funziona, va solo abilitata. La GPU funziona. CPU funziona ovviamente, l'NVMe funziona, il WiFi funziona, il touchpad, la tastiera, praticamente è già utilizzabile tra momenti. Il Neural Engine non funziona, ci sono un paio di altre cose, però direi che siamo a buon punto. Sono super, super in hype per questa cosa. Farò un video appena esce qualcosa. Sì. No, non hanno abilitato l'audio di default, infatti, perché altrimenti non volevano friggere le casse di qualcuno.
Però penso che sia in meno, dopo che hanno reverse ingegnerizzato una GPU, sarà questione di qualche giorno di lavoro, immagino, da parte loro. Quindi... Ah, e se vi interessa sponsorizzare la cosa, apro una parentesi, andate sul Patreon di Asahi Linux e contribuite anche con un piccolo importo. Sempre importante, secondo me, supportare questi progetti open source. Prego. Io ho hardware Nvidia e uso Linux. Mi hanno dato tutti del masochista, ma quando ho fatto questa scelta era perché avevo letto che i software che volevo usare funzionavano su CUDA, che è solo su Nvidia. Quindi, in realtà la situazione Nvidia e Linux non è diciamo che è utilizzabile, nel senso. Come posso dire? Per funzionare funziona, qualche volta c'è qualche problema, tipo lo schermo che sbabella, chiamato tearing, oppure il fatto che su Wayland, però ci stiamo arrivando anche su Wayland, perché di recente, anche qui ho buone notizie, ci sono due standard, EGL Stream e GBM, mi sembra. Praticamente una delle due è proprietaria di Nvidia, hanno cercato di imporla al mercato, il mercato ha detto no, arrangiati, staccati, e alla fine si stanno riconvertendo anche loro all'altro standard, che reputano inferiore, ma... È la maggioranza, quindi questo vuol dire, in parole spicce, che prima o poi avremo un buon supporto, forse, su Nvidia, anche nelle sessioni Wayland, visto che questo è quello che ti preoccuperebbe di più. Per il resto non è che funzioni male, in realtà. Semplicemente quando fai un aggiornamento del kernel si spacca la grafica e dipende come è installato il driver, se hai moduli di KMS, c'è un pacchetto apposta, so che scendo nel tecnico, ma c'è un pacchetto chiamato...